Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it e benvenuti nella recensione di LG K4 4G. Si tratta dello smartphone più piccolo della nuova famiglia di fascia media e medio bassa di LG. Abbiamo già recensito K10 e presto dovrebbe arrivare nel nostro paese anche K7 e K8, ma K4 rimane ovviamente in ordine numerico il più piccolo di tutta la serie. Queste sono alcune delle specifiche, mentre all'interno troviamo il nostro smartphone. Noi abbiamo già messo la batteria, ovviamente, che altrimenti era in questa bustina a parte, un alimentatore 5V 0,85A e un cavo USB micro USB, oltre alla manualistica rapida. Richiudiamo la nostra confezione del LG K4, prendiamo il nostro smartphone che è veramente molto compatto. Si parla molto in questi giorni di questo iPhone SE da 4 pollici, questi sono 4 pollici e mezzo e sembrano veramente molto molto piccoli. Sembra, non dico di essere tornati necessariamente indietro, ma comunque uno smartphone di altri tempi, uno smartphone compatto che non siamo più abituati a vedere. Il retro è realizzato con questa plastica, con questa trama in finto... non so bene neanche dire, in finto vimini, finto tessuto, non so che cosa vorrebbe rappresentare, ma a me sinceramente non dispiace, è gradevole al tocco, offre un buon grip, è tutto lo smartphone realizzato in plastica, questo non è ovviamente metallo, bilanciere del volume, secondo microfono, tasto di accensione, fotocamera, LED flash, speaker, jack per le cuffie, porta micro USB e primo microfono. Nonostante non ci sia un foro preciso dove tirare sulla cover, la cover può essere rimossa, quindi... io lo faccio qui dal basso, come vedete poi salta via. Slot per la micro SIM, slot per la micro SD e questa è la batteria da 1940 mAh. Lo richiudiamo per bene, devo dire in mano è abbastanza ben costruito, abbastanza gradevole da tenere in mano, è leggerissimo, sono 119 grammi. Le dimensioni sono 131,9, 66,7 e 8,9, sono invece i millimetri di spessore per questo smartphone. Lo mettiamo un attimo da parte, così vi racconto qual è il suo hardware. Abbiamo un processore MediaTek MT6735M quad core da 1 GHz con una GPU Mali T720, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna espandibili utilizzando una micro SD, connettività LTE fino a 150 megabit per secondo, Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.1, c'è la radio FM, ma purtroppo manca sia la notifica che l'NFC. Oltre al sensore di luminosità di cui vi avrei detto fra un attimo, manca purtroppo anche il sensore di prossimità, che è quel sensore che fa a bloccare lo schermo quando portiamo lo smartphone all'orecchio. Vi faccio vedere subito, porto un attimo fuori, faccio vedere subito cosa succede quindi quando facciamo una telefonata. Chiamo il 190. Come vedete appaiono questi comandi in modo da non poter interagire in errore con lo smartphone. Chiamando da un numero azienda. Se vuoi informazioni o assistenza su un numero privato, digita 1. Quindi come capite cosa succede? Succede che sì, lo smartphone rimane bloccato, ma quando finisce la telefonata, se vogliamo riagganciare bisogna portare via lo smartphone e premere il tasto rosso, ma se vogliamo fare qualsiasi altra cosa dobbiamo prima sbloccarlo con quel lucchetto che abbiamo visto per fare qualsiasi cosa, compreso mettere il telefono in viva voce. La versione Android è la 5.1.1 Lollipop. Andiamo a vedere. Ecco qua, 5.1.1 Lollipop con l'interfaccia personalizzata di LG. Abbiamo alcune funzioni aggiuntive, abbiamo il Capture Plus che ci permette di disegnare se vogliamo sullo schermo oppure su un foglio tra virgolette bianco, insomma possiamo prendere appunti in praticamente qualsiasi circostanza. Altre funzionalità del software, in realtà non ci sono tante cose particolari, nel senso che il sistema è quello tra virgolette base di LG, praticamente epurato di quasi tutte le funzionalità aggiuntive. Abbiamo mi pare comunque la possibilità di andare ad attivare la fotocamera, ecco qua, oppure Capture Plus con entrambi i tasti, così quando lo schermo è sbloccato invece posso tenere premuto uno dei due tasti volume. Vediamo se mi riesce. Non mi riesce, rileggiamo le istruzioni. Ah, due volte, non mi ricordo mai. LG ha questo vizio di cambiare e passare dalla pressione prolungata del volume a quella con il doppio tap. Uno smartphone è prolungato, uno smartphone è doppio tap. Qui in questo caso era il doppio tap, ammetto di averlo provato una volta sola e poi essermene totalmente dimenticato.
Sicuramente meglio della pressione prolungata oggettivamente, perché poi quando si tiene lo smartphone in tasca è più facile che venga tenuto in modo prolungato il tasto. Altre funzioni particolari non ce ne sono, possiamo cambiare questi tasti qua sotto, lo vediamo con i soliti di LG, essendo lo smartphone un po' piccolo, io in questo caso ho preferito mantenerlo com'è per non aggiungere troppa roba qua giù in fondo. Come vedete non c'era l'omestà automatica, io l'ho tenuta praticamente sempre al 100%, anche perché lo schermo tende abbastanza a riflettere, lo vedete, quindi solo al 100% si riesce per bene a contrastare questo fenomeno un po' fastidioso. Il display appunto è un display da 4 pollici e mezzo, LCD 854x480 pixel, supporta il doppio tocco per risvegliare il display, supporta se vogliamo anche il no code, che ci permette di fare una specie di bussata segreta per sbloccare direttamente lo smartphone, quindi da schermo spento a direttamente a schermata sbloccata invece di dover fare i due passaggi del doppio tocco e poi di sbloccare il blocco schermo. I colori sono un po' slavati, non è che siano un granché, così lo schermo diventa subito nero, così lo schermo diventa subito chiaro, insomma, come avete capito il display non è assolutamente il punto di forza di questo smartphone. Abbiamo già in realtà parlato un po' del software, vediamo qualche altra applicazione, qui abbiamo quelle di Vodafone perché ho inserito la SIM di Vodafone, ma altrimenti potete tranquillamente farne a meno. Abbiamo il file manager, abbiamo il software di LG backup, abbiamo il software delle attività, insomma diciamo che i software base di LG ci sono tutti, compreso quello della musica che ogni tanto viene rimosso, mentre invece come vedete è stato rimosso quello dei video, ma sostanzialmente per il resto c'è tutto. Vi dicevo la radio FM, c'è un registratore vocale, insomma nella media dei software per questa categoria di prezzo. Proviamo il browser, che come vedete non c'è quello di LG, ma bisogna ricorrere a quello di Google, che è ovviamente Google Chrome. Eccolo qua, ok, avevamo già... Andiamo a richiedere il sito desktop, facciamo così. Ovviamente su uno schermo da 4 pollici e mezzo richiedere il sito desktop è un po' una forzatura, onestamente, però mettiamola così. Si riesce comunque a navigare anche un sito un pochino denso come quello di un sito di notizie come può essere Repubblica. Certo, ci vuole un po' di fatica per andare a zoomare sui punti precisi, perché ovviamente il testo così è illeggibile, non so che cosa ho aperto, ok? Così il testo è ovviamente illeggibile, a parte i titoloni ovviamente non si può leggere bene cosa c'è qua, ma tutto sommato si riesce comunque a navigare discretamente e la velocità di navigazione è abbastanza buona. Questo processore l'abbiamo già visto altrove e si comporta appunto abbastanza bene. Andiamo nella fotocamera, fotocamera 5 megapixel, f2.8, come scatta le foto? Ovviamente non penso che vi aspettiate grandissimi risultati, ma devo dire che per il tipo di prodotto che è, le foto di questo smartphone tutto sommato non sono poi così male, si riescono comunque a godere abbastanza bene. Qui qualche esempio, allora per esempio questo ha questi dolci super invitanti, personalmente è venuta abbastanza verde, questa non è venuta male ma è venuta mossa, però a parte questo per esempio guardate questa invece non è venuta male, si riescono a vedere ancora abbastanza bene le etichette dei vini, la luce non era facilissima ma comunque è venuta abbastanza bene, qui eravamo a tavola, questo è il nostro Nicola che sta usando il suo smartphone, eccolo qua, insomma devo dire che non sarà lo smartphone da comprare per la fotocamera, ma comunque si difende abbastanza bene per essere uno smartphone della fascia bassa. I video vengono in HD, la fotocamera frontale è da 2 megapixel. Andiamo ad aprire il lettore musicale di cui abbiamo accennato prima. Ok, è andato in modalità risparmio energetico, non vi fate ingannare, non ho consumato tutta questa batteria da stamattina alle 9:30 di mattina, ma semplicemente non l'ho caricato stanotte. Avete sentito l'audio? Devo dire che non è malissimo per essere sempre uno smartphone di questa fascia, vi faccio vedere...
vi faccio sentire anche come, anzi, come il suono abbastanza si attenui poggiandolo su di un piano, quindi magari eventualmente se dovete ricevere una telefonata importante abbiate la premura di ribaltarlo. C'è un piccolo pezzo di plastica un pochino più spesso qui per tenerlo scostato da un piano rigido come questo, ma se poco poco il piano non è così tanto rigido potreste avere dei problemi. Andiamo a caricare Modern Combat 5. Bene, sì, abbiamo installato e siamo riusciti a far girare Modern Combat 5 nonostante gli 8 GB di memoria interna. Vi ricordo la GPU, una Mali T720, 1 GB di RAM, quindi ve lo dico, non sarà assolutamente un'esperienza di gioco super gratificante, ma tutto sommato si riesce appunto a giocare abbastanza bene e secondo me questo tipo di benchmark, ovvero provare un gioco del genere su uno smartphone così, ha senso al fine di dare il giusto credito alla bontà dell'hardware utilizzato, che però non è un hardware di rilievo, di prestigio o comunque particolarmente aggiornato. Diciamo, ok, funziona, riesce a fare già i giochi, ma non comprate questo smartphone per i giochi, perché non è assolutamente questo il suo target. Ci vuole un po' di tempo a aspettare. Vi parlo della ricezione del wifi della telefonata. Del 3G e anche del 4G, devo dire che sono rimasto abbastanza soddisfatto, non ho avuto prestazioni eccellenti, ma assolutamente nei limiti delle mie aspettative per un prodotto del genere. Oggi mi sento 58enne, non so se sentite la voce appena appena raffreddata. Ok. Allora, guardiamoci un po' in giro. Gli effetti ce n'è tanti, ci sono anche i riflessi sul soffitto, quindi il gioco secondo me non è che abbia scalato proprio benissimo le possibilità di questo smartphone. Fuori l'acqua non si muove, anzi no, di qua si muove, da quest'altra finestra l'acqua si muove. Insomma, andiamo a provare a sparare i nostri cattivoni. Subito ho perso un colpo di frame rate, se così si può dire, quando ho cominciato a sparare. Si riesce a giocare anche a questo gioco, quindi qualche giochino ce lo potete installare, ma non pensate di far diventare questo K4 4G la vostra console di gioco portatile, perché assolutamente non è questo il suo target. La batteria, abbiamo detto, no, è removibile, 1940 mAh. Non è che mi abbia particolarmente fatto impazzire, nel senso che con un utilizzo abbastanza intenso potreste arrivare con difficoltà alla fine della vostra giornata. C'è da dire anche che con un prodotto così non è facile farne un utilizzo intenso, è più un utilizzo per chi dello smartphone non ne fa appunto un utilizzo molto importante durante la giornata, ma se vi dovesse succedere non è che la batteria da 1940 mAh abbia fatto i salti mortali per permetterci, se mi riesce a riparlare oggi, mi sento proprio anziano stamattina, non che i 58 anni lo siano, non voglio essere rispettoso, insomma non vi permetterà di arrivare alla fine della vostra giornata sotto un uso stressante. Quanto costa questo LG K4? Costa circa 129€, noi l'abbiamo preso a 105€ su eprice.it, che è un prezzo abbastanza, secondo me, in linea per un prodotto del genere. Fatico a dirvi che in questa fascia di prezzo c'è di molto meglio, perché intorno ai 100€, a parte i prodotti molto molto cinesi che alcuni non vogliono assolutamente comprare, non è che ci sia moltissimo. Diciamo, per un centinaio di euro va anche bene, farà quello che deve fare, però comunque non è il prodotto che avremmo voluto che questo K4 fosse, quindi insomma forse si poteva ancora fare così qualcosa in più in questa fascia di prezzo, per esempio quantomeno il sensore di prossimità sarebbe stato gradito. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.